Spero queste parole giungano come previsto a tutti voi. Ho appena parlato con i consiglieri Valerian e Martes, che mi hanno incaricato di riferirvi quanto segue. Avrete sicuramente notato, l'anomalo silenzio di cui l'Accademia dei Maghi di Lunaria si è reso protagonista durante le battaglie degli ultimi mesi. Certo, siamo stati i primi ad individuare la minaccia incombente, permesso le comunicazioni fra esterni e nativi. In ultimo l'analisi di Castel Centuria, ma non siamo scesi direttamente sul campo di battaglia. Gli sforzi di tutte le sedi sono stati completamente concentrati su un unico obiettivo, a mio avviso fondamentale, per la risoluzione di questa guerra. Ed è per questo che sono qui adesso per dirvi che non senza prezzo stiamo individuando sempre più gemme dalle quali originano, in un modo o nell'altro, gli assalti della catena, riuscendo ad isolare i flussi arcani identificati durante gli attacchi che hanno sconvolto Lunaria e approfittando della guardia abbassata degli stregoni a causa dei vostri successi negli ultimi mesi. Abbiamo ad ora individuato tre luoghi, isolati e sperduti su altrettante gemme del mare astrale, in cui gli incatenati hanno disposto dei campi base, la cui esistenza rende più certa e pericolosa la loro continua incursione su Lunaria. Se riusciremo a intervenire con decisione in questi luoghi, causeremo ingenti danni alla loro macchina bellica che ci assedia da tempo. E forse riusciremo anche a scovare il loro vero campo base. Non dubitiamo che sia da qualche parte. Ma prima dobbiamo concentrarci su questi tre obiettivi. Vi spiego meglio di che cosa si tratta. Sulla gemma di Letis, nello specifico nella torre di Sopramonte, è di sazio contingente degli accoliti della catena. La torre fu costruita dal neocreato Alto Consiglio all'inizio dell'era dei Guardiani. Fu costruita al fine di sorvegliare le attività delle fratture dell'intercapedine, sia nel mondo materiale che nell'intercapedine, e per questo sorge sopra una di esse. Quando la minaccia del Nexus si fece meno palpabile col passare degli anni, gli studi vennero sempre più tralasciati, fino al suo totale abbandono all'inizio della battaglia del Crocevia dei Mondi dell'anno 100. Dopodiché non fu più reclamata a causa dell'intensa attività del Nexus, chiaramente a seguito degli stessi eventi che hanno portato alla battaglia. È evidente che l'intenzione degli stregoni è tenere sotto controllo i movimenti dei figli della rovina e delle locuste, per il quale hanno già dimostrato interesse, se non anche timore. Privarli di questo luogo li renderà ciechi alle attività dei figli della rovina, e a prescindere da quale sia il loro reale obiettivo, la loro reale preoccupazione in merito, dargli un ulteriore grattacapo può soltanto giovarci. Purtroppo, a causa delle scorribande del Nexus non ci è stato possibile stabilire che tipo di difese gli stregoni abbiano prestabilito per la torre, che però devono essere degne di nota se riescono a tenere a bada i figli della rovina. In secundis c'è Sirtaggia, una gemma abbandonata a se stessa da tempo immemore. Nota sulle carte dell'Accademia solo per un portale malfunzionante sin dall'era della Nuova Terra. Tra le ancestrali rovine della città di Notte Selva, risalenti addirittura all'era dell'Unione, abbiamo individuato un campo base ben attrezzato, reso quasi una fortezza. In questo caso siamo riusciti ad osservare direttamente la presenza di individui tenuti in grande considerazione dalle forze dell'annessione. Si tratta certamente di genti esterne a Lunaria, provenienti da mondi incatenati. Saputo ciò, abbiamo provveduto, grazie alla collaborazione con l'Ordine del Crepuscolo, ad un'analisi accurata delle essenze lì presenti, e ne sono risultati due fatti di rilievo. Sono presenti dei catristi, anche se non è chiaro di che genere, e, fatto ancora più importante, nessuno dei presenti è sotto l'influsso della dominazione della catena, cosa che rende i nuovi abitanti di Notte Selva traditori a vario titolo delle proprie terre natie. A tal proposito, ci duole comunicare che tra questi vi sono degli esterni appartenenti ai mondi dei Cacciatori del Crepuscolo e degli Einherjar, oltre che dei Lunariani, anche se non sappiamo di che casata o provenienza essi siano. Evidentemente, per tutte le figure radunate lì dagli stregoni,
La scelta fra servire il proprio padrone o sedere accanto ad esso si è rivelata abbastanza chiara. Faremo in modo di fargli riconsiderare le loro scelte di vita. Colpire questo luogo sarà non solo un ottimo modo per infliggere pesanti perdite alle forze dell'annessione, ma anche un'ottima occasione per fare dei prigionieri ed ottenere da questi cruciali informazioni per l'andamento della guerra. Infine, caro Leniam, la gemma che fu sede di un antico regno, prima ancora delle casate, prima della riunificazione di tutte le nazioni da parte dell'unico guardiano sotto il dominio. Il re di quei tempi fu sconfitto da Alastor Argantis e la sua terra resa povera dalla lunga guerra, col tempo abbandonata. Per alcuni secoli, quelle vestigia hanno osservato, silenti, il volgere delle ere. E ora gli stregoni hanno reclamato per sé il labirintico forte che fu sede del sovrano battuto. Al suo interno abbiamo individuato un perpetuo incanto di catalizzazione, grazie al quale gli stregoni ampliano il già potente rito di cui purtroppo poco sappiamo, che usano per spostare rapidamente le loro forze in giro per Lunaria. Sebbene ci sfugga l'areare matrice del loro potere, privarli di questo mezzo significherà per i nostri nemici una reale difficoltà nel dislocare le forze. Se la nostra missione dovesse avere successo, forse riusciremo a costringerli ad interrogarsi seriamente su come proseguire l'assalto su Lunaria. Sebbene il forte sia già di per sé una struttura difensiva degna di nota, gli stregoni proteggono con un'imponente guarnigione tutte le entrate. Sono più che pronti a respingere visitatori non graditi. Vi starete ora chiedendo come poter sfruttare queste informazioni con efficacia, non dopo gli impegni che le casate hanno dovuto sostenere negli ultimi scontri. Vediamo di fare chiarezza su altre questioni e trasformarle in punti di forza. Tutti e tre i fronti sono dislocati in luoghi estremamente isolati e senza portali utilizzabili per attacchi veloci. L'arrivo di contingenti numerosi sarebbe quindi avvistato con largo anticipo e permetterebbe al nemico di fuggire o di prepararsi senza troppa difficoltà prima ancora di riuscire ad ingaggiarli. Questo, unito alla scarsità di forze fresche per un attacco, ci porta ad una conclusione. I guardiani stanno sfruttando questo periodo per radunare le proprie truppe sinora sparse per fronteggiare i saccheggiatori, ora che le forze degli stregoni sono raggruppate per gli attacchi a Saltum Veteris e al portale della Meridiana. Hanno quindi comunicato all'Accademia che l'attacco dovrà essere condotto dai soli comandanti delle compagnie. Per questi incarichi delicati saranno inviati i migliori. Questi assalti dovranno essere impostati come delle incursioni mirate di pochi elementi, pianificando attentamente le istruzioni da impartire. Vista l'importanza della riuscita di queste missioni, le sedi di Accademia di Stanza Subvilegis hanno offerto la partecipazione di molti tra maestri e reggenti per affiancare i comandanti nella sortita. Gli scopi sono molteplici: renderli ciechi al pericolo, privarli di agevoli spostamenti e potenti individui, oltre che recuperare preziosissime informazioni. Questo è ciò che potremmo ottenere dalla riuscita di questo delicatissimo incarico. Se così fosse, potremmo essere davanti alla svolta della guerra, che ci potrebbe permettere finanche un contrattacco. Lasciatemi in ultimo dire questo, da esterno come voi. Lunaria è un punto di snodo critico fra innumerevoli mondi e realtà. Se anche ci fosse dell'altro, è ovvio che gli stregoni desiderino il controllo di un piano tanto importante. Fermarli è fondamentale, non solo per la tanta gente innocente che vive su Lunaria, ma soprattutto per preservare quelle che sono le nostre case, le nostre vite, al di là dei portali che ad ogni chiamata ci riuniscono. Ma non solo. Risulta chiaro che già molti mondi sono preda del rito dell'annessione. Ancor prima che tutto ciò si rivelasse su Vilegis e poi su Lunaria. Questo terreno di scontro ha messo in evidenza un pericolo sinora sconosciuto, che minaccia la nostra libertà, le nostre case, ora impedendovi addirittura di rispondere alla chiamata. Dobbiamo scoprire i loro mezzi. Dobbiamo sapere chi abbiamo davanti e soprattutto dobbiamo fermarli. Non riusciremo a fare luce su tutto ora. Abbiamo bisogno di essere di nuovo uniti per combattere questa minaccia. Ma stiamo progredendo, un passo alla volta. Per preservare il multiverso, o come dicono, diciamo qui, il creato, a costo di qualunque sacrificio. Per Aspera ad Astra.